due flash, lo sguardo di Gesù su Pietro e i sacramenti. Non so se avete notato come descrive questo Gesù che guarda Pietro quando lui lo aveva appena tradito. Appena il gallo canta, Gesù lo guarda. Come dire, te l'avevo detto che mi avresti rinnegato, però io sono qui, torna pure. È uno sguardo che dice il perdono, è uno sguardo che dice sono pronto ad accoglierti ancora. È uno sguardo che dice anche guarda come tu fuggi dalla croce, io non fuggo, seguimi. E infatti sarà proprio questo che dirà Gesù a Pietro quando lo incontrerà dopo la risurrezione. Mi ami tu più di costoro? Tu lo sai che ti voglio bene, risponde Pietro. E poi dice, un altro ti cingerà i fianchi e sarai portato dove non vuoi tu. Cioè anche tu darai la vita come l'ho data io. Sentiamo su di noi questo sguardo di Gesù, che è uno sguardo pieno d'amore, pieno di perdono, ma anche pieno di fiducia. Ce la puoi fare anche tu a condividere con me quello che ho fatto io. E poi un'altra cosa volevo dirvi, tutti i sacramenti sono nati sulla croce di Gesù. Per esempio, lui si è unito a noi nella croce, è vero? Perché ha condiviso le nostre sofferenze, la nostra situazione, anche di dubbio, di sentirsi senza Dio, perché lui ha detto Dio mio perché mi hai abbandonato. Dov'è che si unisce a noi? Anche nel battesimo. Gesù lì ci ha dato la vittoria su tutte le difficoltà. E qual è il sacramento dove ci rende soldati di Cristo, dove ci dà la vittoria sulle difficoltà? La cresima. Gesù in quel momento ci ha donato la sua divinità, perché era quasi solamente un uomo, non si sentiva neanche più Dio, si sentiva lontano da Dio. E dov'è che ci dona la sua divinità? Nell'Eucaristia. Gesù in quel momento ci ha purificati tutti, quando era sulla croce. E dov'è che ci purifica? Con la confessione. Gesù, fattosi morte, ci ha dato la vita. E dov'è che ci dà la vita? Per esempio col sacramento dell'unzione degli infermi. Gesù lì è stato l'uomo Dio, in grado di generare uomini divini, come fa col sacramento dell'ordine. E Gesù è lì che ha unito l'uomo e la donna in una cosa sola, come fa col matrimonio. Con i sacramenti noi accettiamo su di noi gli effetti di quello che lui aveva già fatto sulla croce. Oggi viviamo un sacramento meraviglioso, l'Eucaristia, e vi propongo di vivere un altro splendido sacramento, la confessione. Uscendo riceverete questo esame di coscienza, vi potrà servire per prepararvi a vivere in modo meraviglioso questo sacramento di grandissima gioia, il sacramento del perdono di Gesù, il sacramento in cui sentite su di voi lo sguardo di Gesù, come l'ha sentito Pietro quel giorno.